Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. So che molti non lo volevano, ma ormai siamo definitivamente entrati in settembre e uno dei frutti più abbondanti in questo periodo è l'uva. Oggi faremo un dolce semplicissimo e rustico della tradizione toscana. Proprio in questo territorio, in occasione della vendemmia, si prepara la schiacciata all'uva. Un dolce semplicissimo che oggi prepareremo insieme. In planetaria, con il gancio, aggiungiamo la farina, il sale, l'acqua e il lievito sbriciolato con le mani grossolanamente. Facciamo girare la macchina fino ad ottenere un impasto liscio, asciutto ed elastico. A quel punto aggiungiamo l'olio, poco alla volta, fino a quando non verrà completamente incorporato. Una volta ottenuto questo impasto liscio, morbido ed elastico, lo mettiamo a riposare in un contenitore unto di olio. Dovrà riposare fino a quando il suo volume non sarà raddoppiato. Ovviamente lo copriremo con un canovaccio o con della pellicola. Nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto lieviti, cominciamo a pulire gli acini di uva. Però prima devo fare un paio di precisazioni. La prima precisazione riguarda l'uva, potete utilizzare fondamentalmente quella che preferite. Per quanto riguarda l'impasto invece, che adesso andremo a coprire e a far riposare, nella ricetta originale non c'è il sale. Infatti, se siete mai stati in Toscana, vi sarete sicuramente accorti che negli impasti di pane generalmente non si mette sale. Io l'ho messo, nella ricetta originale non c'è, quindi questa è una scelta personale, vedete voi. E niente, questi erano gli unici due accorgimenti che volevo farti vedere. Ora aspettiamo che lieviti, poi dopo lo divideremo in due. Il nostro impasto, passata circa un'oretta e mezzo, ha raddoppiato il suo volume. La nostra uva è bella pulita, lavata e pronta per essere utilizzata. Possiamo cominciare a fare la nostra schiacciata. Prendiamo 3/4 del nostro impasto e lo stendiamo su una placca ricoperta di carta da forno. Riempiamo la base della nostra schiacciata con l'uva appena pulita. E ricopriamo con zucchero semolato. A questo punto, con l'aiuto di un mattarello, cominciamo a stendere la nostra seconda metà dell'impasto per andare a chiudere la nostra schiacciata, che come detto in precedenza verrà poi ulteriormente ricoperta con uva e zucchero semolato. Faremo lievitare poi il tutto per un'oretta circa ad una temperatura non superiore a 28 gradi e cuoceremo in forno a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Con l'aiuto di un mattarello stendiamo quindi l'altro quarto del nostro impasto e andiamo a chiudere la nostra schiacciata. Pizzichiamo i bordi per far sì che rimangano chiusi. Aggiungiamo ulteriore uva nera sulla superficie e chiudiamo con lo zucchero semolato. Ora non ci resta che far lievitare la nostra schiacciata prima di cuocerla.
Ed ecco qui la mia schiacciata all'uva toscana. Insomma, se vi è piaciuto il video, io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione, come sempre, troverete la ricetta per preparare anche voi il dolce di oggi. Io direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!